Allora, siamo a Madrid, oggi c'è la marcia contro la colonizzazione, qui c'è Mariangela di Plazas de los Pueblos, del gruppo di Palestina, attivissima, attivista, anche in Italia per Radio Onda d'Urto, una nostra compagna, che adesso ci spiega un attimino come nasce il tutto. Ciao Mariangela. Ciao e grazie per questa intervista. Dunque, io sono qui da alcuni anni, da 6 anni, e sto lavorando nell'assemblea che si chiama Plaza de los Pueblos, un'assemblea in cui convergono molti gruppi a livello internazionale, non solo di America Latina, ma anche di altri paesi come Palestina, come il Sahara occidentale. E molte, molte altre presenze. E quello che facciamo è occuparci ovviamente di politica internazionale. E la Plaza de los Pueblos nasce dal gruppo di politica internazionale del CINSEM, nasce nella piazza, nella campata del 2011, del 15 maggio 2011, e continua in tutti questi anni. Il 12 ottobre 2012 è stato il primo anno in cui abbiamo organizzato una presenza alternativa al 12 di ottobre, che qui in Spagna, come sapete, è festa nazionale. Festa nazionale che come Piazza come Plaza del Pueblo pensiamo e rivendichiamo il fatto che non possa un giorno che coincide con la data in cui comincia la colonizzazione dell'America Latina, la data che coincide con un genocidio perché più di 90 milioni di persone sono state massacrate, che coincide con l'utilizzo di tutte le risorse naturali di questo continente, possa essere la festa nazionale di un paese democratico, di un paese che si ispira a valori costituzionali e importanti. Per questo, come Plaza de los Pueblos, abbiamo organizzato queste presenze in tutti questi anni significative. Già il primo anno nel 2012 abbiamo fatto una marcia fino a Puerta del Sol, disarmata, perché il 12 ottobre qui c'è anche una sfilata militare, e oltre ad essere il giorno della Madonna del Pilar, che è la protettrice dell'esercito. E quindi ogni anno si organizza questa sfilata demilitarizzata. E si organizza una presenza per dare voce e visibilità ai movimenti di lotta e di resistenza dei popoli originari in tutto il mondo. Ripeto, in America Latina, Paraguay, Colombia, Perù, Brasile, Cile, Mapuche, Guaraní, e dimentico ovviamente molte altre situazioni di lotta che ci sono attualmente: Messico, Chiapas per esempio, Honduras. Honduras, Zapatista, Ecuador, ci sono moltissimi popoli originari che stanno lavorando per poter mantenere la possibilità di utilizzare le proprie terre, di vivere la propria cultura, di vivere la propria lingua, di seminare i propri semi senza avere l'imposizione del transgenico di Monsanto Bayer, piuttosto che tutte le chimiche che vengono utilizzate adesso, e l'espansione del monocoltivo che sta determinando il fatto che molte comunità vengano tolte dalla propria terra in maniera violenta, come stiamo vedendo in questi giorni in Paraguay, con bambini, donne, anziane, persone della comunità che vengono represse, picchiate, uccise. Come sta succedendo per esempio con Massima Cunha, che sta difendendo in Perù una terra contro la mineria a cielo aperto che vogliono fare, e sta difendendo un fiume, sta difendendo l'acqua, perché l'acqua, la terra e questo pianeta non sono nostri. Noi apparteniamo come persone a questo pianeta e non il pianeta appartiene a noi e possiamo distruggerlo come stiamo facendo. Quindi oggi più che mai rivendichiamo questa presenza contro tutte le colonizzazioni e nominiamo queste colonizzazioni, le nominiamo nel senso di colonizzazioni di territori,
antichi e nuovi, colonizzazioni anche di corpi e di menti, per cui gridiamo forte anche contro i modelli patriarcali omofobici e rivendichiamo appunto questa presenza femminista e questa presenza di differenza di genere anche nella nostra manifestazione, contro le colonizzazioni che passano attraverso appunto le multinazionali e le imprese che utilizzano i territori per i propri bisogni, contro i trattati di libero commercio che sono il TTP, il TPP, il CETA, il TISA, che sono gli strumenti che usano le multinazionali imponendoli ai governi che pensiamo siano soltanto dei governi burattino, perché fanno esattamente gli interessi della grande economia del capitale, e soprattutto rivendichiamo la presenza di tutti questi di tutte queste pratiche di decolonizzazione da questa società e da questo modello capitalista neoliberale in cui tutte queste colonizzazioni trovano luogo e trovano posto. Benissimo, grazie Mariangela, quindi il grido è descolonizziamos. Il grido è descolonizzémonos, nada que celebrar. Bien, gracias.